Allora, prima di tutto finiamo un attimo di livellare lo Spartalampo e il Trapwurm. Siamo ormai, mi sa, sempre più vicini alla fine del gioco qui. O comunque nelle parti più avanzate. Oh, giusto, aspetta un attimo. Barclay mi deve ridare una cosa. Barclay? Questa? Ehi! Succhia terra! Fammi indovinare, stai tornando a vendicarti dopo che abbiamo fatto fallire tutta la vostra operazione, eh? Eugene, credo che ci sia qualcosa che non va in lei. Credo che sia rotta. Credo che potresti avere ragione. Sorry. Scusa per la brutta accoglienza. Perché non ti siedi? Così facciamo una conoscenza. Well... Allora, va tutto bene? Vuoi parlarci un po' di te? Calo di profitti. I succhiaterra erano servitori dell'arcangelo che abbiamo sconfitto. Forse quando il loro capo è scappato si sono tutti fritti il cervello. Comunque non mi fido di lei. No, niente prospettive lavorative. Non è esattamente una personcina solare, vero? Solare? Perché non la chiamiamo Sole? In qualche modo dovremmo pur chiamarla Sole. Ricordi qualcosa? Succhiaterra, fallimento, nulla rimasto. Perché è ancora qui? Forse su Chiterra esistono solo per svolgere il loro compito e ora non sanno cos'altro fare. Come una macchia senza uno scopo. Oh, poverina, ma hai ancora tutta la vita davanti. Puoi ricominciare da capo. Cominciare da capo. Forse il primo passo è procurarti dei vestiti nuovi, Sole. Sono sicura che portare due pezzi da ufficio tutto il giorno metta tristezza. Allora siamo d'accordo. Jaco, incontriamoci al sarto di Arbor Town. È al livello superiore di Arbor Town, poco più a nord di qui. Ok. Intanto non penso sia una missione chissà quanto lunga. No, comunque non era questo l'obiettivo. Aspetta, Barclay, mi devi ridare un attimo il drago gigante. What the dog do? Che stanno facendo sti due? Allora abbiamo una cosmica pura, un metallo che usa il cosmico, una scorreggina elettrica che si trasformerà, un drago piccione di vento. Ci serve qualcun altro. Fuoco o acqua? Anche l'erba volendo. Ed eccoci dal sarto di Arbor Town. Oh, ciao, ci siamo tutti. Non sono ancora sicuro che sia il caso di aiutarla. Non ricordi quando il tuo ex datore di lavoro ha cercato di impadronirsi dell'isola? Potrebbe essere interessante. Bene, solo ti riporterò qui e potrai scegliere i vestiti nuovi. Okay. Ok. Questo, ok? Non sono così sicuro, Kaylee. Io mi sto già divertendo un sacco. Non sono sicura che questo vada bene, Sole. Vado. Questo? Non sono sicura. Non pensavo che saresti andata in quella direzione. Non sembri molto a tuo agio così, Sole. Che dici di provare qualcos'altro? Questo? Oh, che carino, gli hanno dato anche lo spray tunico. Penso che mi stia bene. Io... Kaylee, sembra solo a me o Sole è... Assolutamente splendida, no, non sembra solo a te. Ma guarda, alla fine Sole è in gamba, chi se l'aspettava? Stai benissimo. Ok, questo sono io ora. Grazie a tutti per l'aiuto. Provo delle emozioni molto contrastanti. Siamo felici di poterti aiutare, Sole. Ad Arbor Town tutti possono ricominciare da capo, anche gli agenti immobiliari zombie, altrimenti non è giusto. I succhiaterra non sono zombie. I succhiaterra sono tramite, creati per un lavoro. Non più d'ora in poi, proverò a essere Sole. Grazie a tutti. Che effetto fa? Ah boh, strano a quanto pare. Ehi, Sole! Ehi, Jaco. Bella, bra. Detto questo, finalmente possiamo salire in cima. Allora, se andare dritti ci portava alla cima, andare a destra dove ci porta? Sai che la risposta potrebbe essere solamente di sotto? Ma di sotto dove ci porta? A proposito, cos'è sto piccione incredibile? È un'altra volta... No, non dirmelo, ti prego, non dirmelo. Non dirmelo che è lui. Quindi... Questi qua che sono unici sono ricatturabili più volte in determinate zone. Non era nei piani catturarne un altro. Ma volendo, perché no? Non ci credo col 9%. Non ci credo col nastro base al 9% che l'abbiamo catturato. Forse perché dormiva, voglio credere che sia questo il motivo. Allora, di sopra dove andiamo? Usciamo dalla montagna. A proposito di questa montagna, voglio...
fammi controllare, voglio averne la certezza, già che siamo qua. Il gioco ci ha detto vai alla fonte, giusto? Dio mio, se lo sapevo. È uno specchio, chissà se è come alla loggia Ambra. Questa sembra una scoperta significativa. Non mi serviva l'ultimo indizio. L'ultimo indizio che è dentro il faro, tra l'altro. Ma, già che siamo qui, dicevo, voglio vedere cosa c'è di sotto. Ci sono delle scale. Ah, oddio, è esattamente dove dicevo che volevo andare io qua. Era un punto in cui volevo entrare. Meno male che non siamo mai arrivati a questa cesta a inizio gioco, sennò saremmo morti subito. Oh, anche qua c'era un'entrata. Fantastico. Che tra l'altro qua è dove abbiamo incontrato uno dei pallottolottoli la prima volta. E qua c'era anche un'altra cesta che ancora non avevamo aperto. Ecco fatto. Non penso abbia chissà quale tesoro arrivato a questo punto. Esatto. Questa? Plastica. Una cesta in bilico sulla morte. Vabbè, nulla di che. Oh, lo spartalampo è arrivato al massimo finalmente. Ottimo. Oh, un capitano, cavolo. Pensavo che era una persona normale. Bene, tutto sistemato. Levi Lodestein, lavoro con i ranger per assicurare che le luci restino accese. Vuoi sapere un segreto? Con questi tralicci sfruttiamo l'elettricità per la rete locale, ma non abbiamo la minima idea di come funzionino. La mia ipotesi è che qui a Nuova Vira ci sia uno strano tipo di elettricità che questi tralicci possono condurre e immagazzinare. Ma sulla Terra non funzionerebbe, nemmeno per sogno. L'atmosfera terrestre non funziona così. Ma basta parlare di scienza. Sei qui per accettare la mia sfida? In realtà no. No, scusami, non adesso. Sai tutta la faccenda di quel disco che cercavo? Mi ha dato da pensare. A cosa? Beh, mettiamola così. Abbiamo trovato un disco che nel mio mondo non era mai esistito, giusto? E se ci sono mondi infiniti, allora ci sono infiniti dischi. Ha senso. E beh, da ragazzina adoravo un vecchio scrittore fantasy. Era una nerd fatta e finita. I suoi libri non erano solo storie, erano come finestre sulla sua mente. Le sue aspirazioni, i suoi principi, la sua filosofia. Scrivere un libro è come regalare al mondo la parte di te, per sempre. Quando ho letto tutte le opere che aveva scritto in vita, mi sono resa conto che non ce n'erano più. Avevo letto tutto, non ci sarebbero mai più stati altri libri. Succede a tutti quando moriamo. A un certo punto il tempo finisce, non possiamo più dire altro. Ma se ci sono mondi infiniti, forse esiste un'infinita lista di tutti i libri che potrebbero essere scritti. E forse ci sono infinite versioni di noi, con infiniti ricordi ed esperienze tutte diverse. Forse in un certo senso non moriamo mai. Tutto qua, solo un'idea. Forza, si va? Certo. Oh, siamo quasi al livello massimo, dai. Dai, Meredith, io ho fiducia in te. E Spartalampo si trasforma in... Zeusetta, carino. Moltissimo veloce, attaccante a distanza, ovviamente. E possiamo dargli ecolocazione. Aha, beh, oddio, non sarebbe male, sai? E mi chiedo se con ecolocazione questa combo abbia senso. Fa vedere se funziona. Cavolo, siamo più veloci di Meredith. Ed è più veloce lui? Maledizione. Su di me? E anche su di lei. Perfetto. Zeusetta è già diventato un gran bel tipo. Se avessimo una partenza programmata anche con quell'abilità, sarebbe fantastico. Toglierei volentieri automazione con il muro elementale per mettergliela, sai? Mi chiedo se davvero ritrovassimo la via di casa, della nostra vera casa, tutto questo tempo sarebbe trascorso anche là. O ci ritroveremmo esattamente al momento della partenza, come se fosse tutto accaduto in un batter d'occhio. Bella domanda questa. Posso solo dire che io non mi sento di avere una squadra perfetta, ma ho dei membri del team che sono funzionanti ora come ora. Ho un team che gira davvero bene e la cosa non mi dispiace. E finalmente ritornati in cima al monte, andiamo ad affrontare, credo, l'ultima delle stazioni. C'è qualcosa di strano in queste stazioni sotterranee. Sembrano quasi di origine umana, ma hanno come qualcosa di sbagliato. Capisci cosa intendo, vero? Certo. C'è di nuovo quella sensazione strana e ancora non la sopporto. Ma solo nella prima stazione abbiamo trovato qualcosa nei lati? Vai, Meredith. Vediamo chi è il prossimo. Oh, un arcangelo. Siamo di nuovo nei guai, vero?
Verità, menzogna, la vostra neonata specie si preoccupa troppo di concetti così banali. La realtà non è vera, accettate l'ignoranza. Questo affare ha un concetto molto discutibile di realtà. Voi non capite, lasciate che io vi risvegli dalla vostra falsa percezione di realtà e menzogna. Strano questo. Babelit, torre dell'ignoranza. Non mi aspettavo diversamente, Babelit. Iniziamo a sputarlo, Meredith. E a colpirlo. Lente di cristallo. Ok. Oh, il vetro. L'unica volta in cui qualcuno usa il vetro. Cosa ottieni se incroci un porcospino con uno sputabrodo? Un colabrodo. Magari riusciamo anche a evitare ste merda di battute. Ora, sette meraviglialo, tu caricati, che così poi usiamo il colpo da tre elettrico. Ok, è incazzato, così niente più battute. Qualcuno usa le nostre stesse le nostre stesse strategie qui, eh? Potremmo fonderci, ma no. Voglio combattere veramente al massimo del potenziale. Batteria potenziata da carica, tra l'altro. 63 di critico. Un po' basso, però. Dantoria si ripete. Ok, ok, ok. Il muro ha fatto il suo dovere. È ritornato di sua stessa volontà. Mi dispiace. Come è mancato? Oh, meno male che avevamo lo scudo. Grandissimo. Bravissimo. Il nostro maledetto pod. Vai, colpiscilo. Sette meraviglie. Pium. Confuso. Morto? Ah, di poco. Colpito proprio. Voglio finirlo con sette meraviglie. Vedrai che la storia si ripete. Bellissimo. Gran bel combattimento. 8% planare per 7 secondi. Ho già trovato il posto, ti ringrazio. Con questo luogo, con questa azione, ecco che arriverai alla stazione. La canzone non è ancora... Ok, quindi ne manca ancora qualcuno. La torre dell'ignoranza. C'è una verità che ora mi è chiara, sono stata sconfitta. Ehi, bellezza, pare proprio che ti stiano dando una batosta, perché non vieni con me? Assorbita. Dovreste mostrare maggiore rispetto, il vostro mondo ha basato intere leggende su di me. Per vostra fortuna io sono umile. Dunque, anche l'arcangelo più irritante chiude il becco quando lo colpisce abbastanza. Dobbiamo fare tesoro di questa lezione. Beh, è finita con un'altra poco sorprendente apparizione di Aleph, irritante come sempre. Comunque, dicevi che quando sei arrivato alla loggia Ambra te ne sei andato attraverso uno specchio. Potresti provare con lo specchio che hai trovato sull'isola. Ci manca una parte della canzone. Ok, dove potremmo non aver cercato? Ci sono due punti che potremmo non aver trovato. Io pensavo più nella parte in basso a destra, oppure al centro.